Oggi facciamo un parallelismo tra la corrente, tra l'elettronica e la vita delle persone. Voi direte, Spec, tu sei pazzo. No, non sono pazzo. Vi spiego. Molte volte nel corso della nostra vita ci capitano delle cose negative. E molte altre sembra che tutto vada nel modo migliore, no? Delle cose positive. Questa alternanza, badate bene a questa parola, questa alternanza di cose positive e cose negative caratterizzano quella che è la nostra vita. Se noi invece chiudiamo questa parentesi e cominciamo a parlare di elettronica, il caro, carissimo Nikola Tesla, il genio dei geni che ha inventato il nostro presente e caratterizzerà il nostro futuro, inventò la corrente alternata. Ma allora andiamo un attimo a spiegare che cos'è sta corrente alternata. Allora, partiamo dalla corrente. La corrente in genere, no? La corrente elettrica, ok? È un flusso di elettroni. È una differenza di potenziale, cioè una differenza di elettroni. Ok? Se qui ce ne sono di meno, questi che sono di più tendono ad andare verso questi che sono di meno. Due cavi, uno con più elettroni e uno con meno elettroni, quello con più elettroni cerca di andare dentro quello con meno elettroni. Se noi attacchiamo una lampadina dove c'è un filo, questo passaggio dentro la lampadina c'ha questo flusso di elettroni, fa scaldare il filamento della lampadina, la fa accendere. Nelle lampade al neon, dove c'è un gas, ci sono due perni, anodo e catodo, e poi c'è questa bolla di gas che praticamente, mettendo questa tensione dentro, questa differenza di potenziale, questa corrente elettrica, passando questi elettroni in questa bolla di vetro con questo gas si eccita e si accende e quindi dà la luce. Questa è la corrente elettrica spiegata come corrente continua, cioè è continua la corrente, c'è un flusso positivo e un flusso negativo. Che cosa succede invece nella famigerata corrente alternata di Nikola Tesla? Quando sentiamo parlare di corrente di rete 220 volts 50 Hz, 50 Hz significa che ogni secondo il positivo e il negativo vengono invertiti. Sui due cavi vengono invertiti questa differenza di potenziale, il positivo e il negativo, viene invertito 50 volte al secondo. Quindi 50 Hz, 220 volts è l'intensità, no? Degli elettroni, la quantità di questi elettroni, diciamo così, e gli Hz sono la velocità con cui vengono invertite le polarità continuamente. Bene, questa è la corrente alternata, si alterna, il positivo diventa negativo e il negativo diventa positivo. In che modo? In tanti modi, ma normalmente nella corrente di rete viene invertita con un'onda sinusoidale, cioè viene invertita gradatamente, cioè prima è neutro, diventa positivo, negativo, poi diventa sempre di meno, diventa negativo, positivo, poi positivo, negativo. Questo si va a confrontare anche con quello che è il bioritmo naturale, un ritmo, è un clock, è un movimento costante di questa inversione. Noi possiamo classificare il negativo come il male e il positivo come il bene, e chiaramente ci andiamo a confrontare con quello che è la legge universale di questo universo, che è il dualismo. Esiste un bene, esiste un male, esiste un bianco, esiste un nero, in mezzo ci sono una serie di colori che riportano al bianco e al nero, che sono i due estremi. Quindi troviamo il dualismo in questo universo sempre e comunque.
Allora, noi siamo come il ponte di Grez. Chi era questo Grez? Questo Grez era un elettronico, fisico, matematico che ha inventato questo ponte di Grez. Cioè, praticamente abbiamo due cavi che portano questa corrente alternata. Questo diventa positivo, questo negativo, nel tempo diventa negativo e questo diventa positivo, continuamente, ta, 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 si invertono in continuazione. Questa è la corrente alternata. Entra in questo ponte di Grez formato da quattro diodi. Il diodo è il semiconduttore per eccellenza, cioè praticamente il diodo ha un verso, cioè se noi abbiamo una corrente alternata, la facciamo passare in un diodo, la corrente alternata ha un'onda sinusoidale, ok? Il diodo che cosa fa? Fa passare soltanto un'onda in base al suo verso. Se è messo in un modo, passerà soltanto la semionda positiva. Se è messo in un altro verso, cioè nel verso opposto, farà passare la semionda negativa. Quindi avviene che questa onda sinusoidale, facendola passare in un diodo polarizzato positivamente, taglierà quello che è il negativo. Ok? Quindi si fermerà qua, poi ripartirà e avremo soltanto una corrente pulsante. Perché pulsante? Perché nel tempo della semionda negativa il diodo taglierà questa semionda negativa, quindi non ci sarà, e ci sarà quando diventerà positiva. Quindi avremo una corrente fatta tipo a montagne, così, a semionde positive. Se viene messo nel verso contrario, il diodo si avrà praticamente l'opposto, le semionde, queste onde fatte in questa maniera, negative. Direte voi, ma che cosa c'entra con la vita la corrente elettrica, spec? Ve lo dico subito. Nella vita accadono delle cose positive e delle cose negative. Questo perché noi siamo come dei ponti di Grez. E questi ponti di Grez sono composti da quattro diodi messi uno dietro l'altro, in questa maniera, tipo a rombo, ok? Andate su internet e vedete il ponte di Grez, come funziona. Ai lati di questo rombo, ok, di questi diodi messi uno dietro l'altro, ai lati di questo rombo, noi applicheremo la corrente alternata. Agli altri due lati, scusate, non lati, ai vertici di questo rombo laterali applichiamo la corrente alternata. Ai vertici del rombo perpendicolari applicheremo l'uscita. Che cosa succede? Succede questo. Noi abbiamo una corrente alternata che entra in questo ponte di Grez e i diodi praticamente serviranno a isolare la parte superiore, isolare la parte inferiore, di modo che poi prenderanno la parte inferiore e la proietteranno sulla superiore. Quindi abbiamo questo tipo di onda che è un'onda continua, ma leggermente pulsante. Poi negli alimentatori per i telefoni che funzionano a corrente continua ci sarà un condensatore che libellerà uno stabilizzatore che provvederà a gestire quello che è la tensione, no? Il voltaggio. Però questo non ci interessa, è soltanto per capire come funzionano certi dispositivi elettronici. Abbiamo detto che noi siamo come dei ponti di Grez, ok? Perché la nostra natura ci dà questi quattro diodi che stanno dentro di noi. I quattro diodi che sono dentro di noi, che cosa fanno? Prendono gli eventi della vita e in base a come sono polarizzati, ci faranno dare un output, ok, un'uscita, o positivo negativo o negativo positivo. E questo contraddistingue i due tipi di esseri viventi, gli esseri viventi malvagi e gli esseri viventi buoni, positivi. È la polarità
che no, con cui noi siamo costruiti, no? Noi siamo costruiti con questo ponte di Grez che è orientato in un certo modo. Se tu nasci malvagio o se tu nasci buono. Come funziona questo nostro ponte di Grez dentro di noi, questi quattro dioni? Come funziona? Abbiamo detto in base all'orientamento, se tu sei cattivo ce l'avrai orientato in questa maniera, quindi otterrai positivo o negativo in questa maniera. Se tu invece sei orientato in un altro modo, avrai negativo o positivo. Però qual è l'input? Qual è l'input di questo nostro ponte interno? L'input è l'universo che ci fornirà una serie di eventi alternati, cioè un periodo ci manderà tutto bene e saremo felici, un altro periodo ci manderà tutto male e saremo infelici. Questa alternanza sinusoidale di eventi che comunque rimane costante per tutti, perché tutti noi abbiamo momenti belli e momenti brutti, che a che cosa servono? Servono per far uscire da noi quello che è la nostra capacità di polarizzare quella che è la corrente alternata, quindi gli eventi alternati. Non vi stupite quindi se avete dei momenti della vita che sono in qualche modo positivi e se avete dei momenti della vita che sono negativi, perché comunque la vita è alternata, questo universo è duale, positivo o negativo, e addirittura oltre ad essere duale è alternato, ci alterna questi eventi in continuazione. Poi saremo noi, dobbiamo essere noi a livellare, a con il nostro ponte di Grez e a far diventare questa vita o positiva o negativa. Questo è il raddrizzatore di Grez, composto, ripeto, da quattro diodi che sono dei semiconduttori per eccellenza. Semiconduttori significa che con un verso conducono, con un altro verso bloccano la corrente e non conducono più. Allora, non ci meravigliamo se la vita ci dà dei momenti tristi e dei momenti belli, perché l'universo è fatto così. Siamo noi con il nostro ponte interno che dobbiamo in qualche modo livellare, polarizzare la corrente. Ecco, guardate dietro di me, guardate questo rombo, ok? A questi due lati noi mettiamo la corrente alternata, che si alterna un po' di qua, un po' di qua, positivo, negativo, negativo, positivo, ok? Su questo rombo che vedete in questo punto qua. Dagli estremi, dai due punti, invece, abbiamo l'uscita. Ma questo rombo, se qua c'è il negativo e qua c'è il positivo, abbiamo un essere. Se qua invece c'è il positivo e qua c'è il negativo, abbiamo l'essere opposto. Cioè il cattivo e il buono. Il cattivo e il buono prendono energia da questa, chiamiamola così, alternanza di eventi che caratterizza la nostra vita. Quindi ricordatevi, noi siamo una sorta di trasformatori. Noi trasformiamo gli eventi che sono eventi circolari. Cioè, nella vita non è possibile avere tutti gli eventi positivi e tutti gli eventi negativi. Nella vita ci sono gli eventi che si girano, circolano, cambiano, si alternano. Questo è quello che ho notato io in quegli anni, quei pochi o quei tanti anni della mia vita. Capita frequentemente e costantemente che ci sono momenti dove non ci va di fare niente, perché ci troviamo in questa fase. In quel momento, se noi non reagiamo, vuol dire che il nostro ponte di diodi non sta funzionando bene.
Noi dobbiamo prendere, se siamo positivi, prendiamo un evento positivo e lo buttiamo fuori. Se siamo positivi lo stesso, prendiamo un evento negativo, lo ribaltiamo come fa il ponte di Grezza, lo ribaltiamo in positivo e lo tiriamo fuori sempre in positivo. Le persone negative invece prendono il positivo e lo ribaltano in negativo, prendono il negativo e lo fanno passare in negativo. Quindi l'alimentazione che noi abbiamo è questa corrente alternata universale data dagli eventi. È un discorso un po' complicato perché mi sono allacciato all'elettronica, ma come sapete io vengo da lì e quindi mi riallaccio all'elettronica anche perché l'elettronica è parte integrante di questo universo e nella sua complessità chi la conosce la vede molto semplice perché l'elettronica è duale, positivo e negativo, on-off. Ed è quello che comprende e che compone l'universo. Poi abbiamo anche i colori intermedi, i valori intermedi, ma comunque abbiamo un punto di riferimento che è lo 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eccetera. 0, meno 1, meno 2, meno 3, meno 4, meno 5, quindi valori negativi e valori positivi. Noi ci stabilizziamo nello 0. E diciamo, io questo so positivo o negativo? So positivo? Bene, entra un evento positivo, lo butto fuori positivo. Entra un evento negativo, lo prendo questa semionda negativa, la ribalto in positivo e butto fuori il positivo. Come fa il ponte di Grezza? La corrente di rete 220 volts. 50 Hz sono 220 volts di tensione, 50 volte al secondo questa tensione è alternata. Questo da positivo diventa negativo, questo da negativo diventa positivo, 50 volte al secondo. Questa tensione entra in un trasformatore per caricare il vostro telefono. In questo trasformatore viene abbassata da 220 volts a 5 volts, che è l'alimentazione del telefono, 5 volts è 1, che è l'alimentazione dei circuiti logici, e viene trasformata in 5 volt alternati. Questi 5 volt alternati entrano nel ponte di Grezza fatto da 4 diodi e viene trasformata in positivo, negativo. Viene polarizzata e viene mandata alla batteria del telefono per essere caricata, perché la batteria del telefono lavora in corrente continua, cioè la corrente deve essere continua, non può cambiare la polarità. Beh, noi dobbiamo essere dei ponti di Grezza, d'accordo? Noi dobbiamo polarizzare in base alla nostra anima, alla nostra mente, dobbiamo polarizzare gli eventi universali che sono alternati e li dobbiamo polarizzare e cambiare in corrente continua, in eventi continui, in base alla nostra anima. Siamo positivi, cambiamoli in positivi, siamo negativi, li cambieremo in negativi, in base alla nostra natura. Quindi non ci allarmiamo, oddio, mi va tutto male, oppure, ah, mi va tutto bene. No, è normale, adesso ti va bene, poi dopo ti andrà male. Poi ti va male, poi dopo ti andrà bene, cioè è un ciclo, è un ciclo. Qualcuno farà la battuta, ah, specca, a me mi è andata sempre male. No, no, se stiamo qui a chiacchierare vuol dire che qualcosa ti è andata bene. Sei ancora vivo, stai su YouTube a guardare questo video. Quindi mi raccomando ragazzi, cerchiamo di riflettere perché siamo tutti dei ponti, siamo tutti dei ponti di Grezza. Vi voglio bene. Spettro maledicto.